sono operato una volta a giugno, dopo 3 mesi ho fatto il controllo, un'altra volta il problema era presente. Dopo mi sono rivolto un'altra volta, il problema era sempre presente. Ma questo problema che cos'era? Cioè che cosa le hanno diagnosticato? È un tumore alla ciglia. Ho capito. Quindi un tumore che si ripresentava praticamente? Si ripresentava. Dopo 7 interventi ho provato questa alternativa di Simoncini. Ma come è venuta questa idea? Questa idea mi è venuta, non mi è venuta, me l'ha consigliato il mio medico curante, che l'ha visto sul sito di Simoncini. Questa cura è durata 6 settimane. La cura in che consisteva? La cura consisteva di mettere il clorbenato di sodio diluito al 5%, un clorbenato normale, quello per magia, sì. Veniva un infermiere col catetere e me lo metteva in bicicca. Sì. Come mi ha detto il terrorismo di circa, ci posso portarlo mezz'ora, 3/4 d'ora, a volte pure un'ora, di girarmi una volta una parte all'altra, sì, per far giù, per far lavare tutta la vescica. Per far lavare tutta la vescica. Dopo finito questa terapia, a distanza di una settimana, vado a rifare il controllo, era tutto sparito, non c'era più. È tutto pulito? Tutto pulito, non c'è niente. Qui abbiamo il suo medico curante. Sì. Mi diceva il signor Giordano appunto che anche grazie a lei, lui per fortuna ha intrapreso questa strada, diciamo, di questa terapia. Sì, effettivamente è così. Lui da tanti anni che era affetto da questo problema, un tumore della vescica, recidivante, dopo anni di terapie convenzionali non si giungeva mai alla conclusione, alla guarigione del problema, fino al punto che gli era stato consigliato un intervento chirurgico di asportazione dell'organo. Poi mi è stato chiesto un consiglio, loro sono venuti a conoscenza di terapie alternative, di questa possibilità che c'era della terapia col bicarbonato, ed io mi sono sentito in dovere di approvare questa loro richiesta, questo loro desiderio, insomma, anche perché è una terapia che non ha effetti collaterali e pare che in tanti altri casi abbia funzionato, per cui è giusto che loro facevano questa esperienza, che la provassero, e adesso i risultati ci dimostrano effettivamente che questa terapia è stata efficace, efficacissima, vista la guarigione, anche perché durante gli anni della mia esperienza ti posso dire che la chemioterapia purtroppo ha troppi fallimenti, insomma. I casi di guarigione di tumori sono più da attribuire all'intervento chirurgico più delle volte, e quindi io penso che questa terapia sia veramente una cosa innovativa, una fortuna che ci sia, insomma. Lei è medico, diciamo, generico? No, medico chirurgo, sì, medico di famiglia. La ringrazio molto della testimonianza. Grazie a lei. Grazie.